Sigilliamo Atlantide, ragazzi. Lei chiudi così, non corre, quindi. Papà! Papà, sono qui! Ho il sigillo per Atlantide! Sigilliamo tutto! Paparino! Ascoltami, eccomi! Ce l'ho fatta! Questo. È stata ad un parto, diciamo, ucciderli Hai tutti, ma va altre bene. domande? Credo di aver fatto le domande al padre mentre lo registravo e quindi mi ero ripromesso di farvele sentire, diciamo, le risposte che dava il padre sulla famiglia di lei, su Atlantide, sui manufatti. Vabbè, coi manufatti non fa niente, Ho magari le delle più belle domande sulla risposte. mia famiglia. I rapporti sentimentali ed emozionali tra le persone mi hanno sempre infastidito. Sapevo che Mirine non sarebbe riuscita a restare distaccata. Perché sei venuto qui e hai lasciato me e mia madre a Sparta? Non ti avrei mai cresciuto. Il nostro compito era perpetuare la nostra antica stirpe e assicurarci che ci fosse qualcuno abbastanza forte da fare quel che andava fatto a tempo debito. Potevi portarci qui con te. Non saresti stata pronta. Se sei qui da tutti questi anni, come hai incontrato mia madre? Discendiamo entrambi dalle persone che hanno costruito questo luogo, proprio come te. Sapevamo di avere l'obbligo di preservare la nostra stirpe. Per questo mi avete messa al mondo. In un certo senso, sì. Perché la setta dà la caccia alla nostra famiglia? È il destino della nostra famiglia controllare il potere di questo luogo. Nel nostro sangue giace la chiave per svelare i segreti di Atlantide. Quindi vogliono il nostro sangue. Hai un destino, figlia mia. Distruggere la setta e la sua influenza sul mondo greco. Tu sei una minaccia per tutto ciò che hanno creato, perché hai il potere di opporti a loro. Hanno cercato di distruggermi e hanno fallito. Non mi controlleranno mai. Voglio sapere di più su Atlantide e sul tuo lavoro. Non c'è tempo nemmeno per spiegarti una frazione di quello che ho appreso qui. Per ora posso solo offrirti un accenno di illuminazione. La chiami Atlantide, ma cos'è esattamente questo posto? Credo che molto tempo fa fosse una città, un luogo in cui esseri di immensa conoscenza e potere vivevano prima che l'umanità costruisse i suoi primi insediamenti primitivi. Forse era una sorta di biblioteca in cui gli antichi immagazzinavano conoscenza. Questo luogo è come una tomba. Come hai fatto a vivere qui così a lungo? Questo manufatto, come la tua lancia, possiede un potere incredibile. Mi ha conferito vita, così che potessi imparare da questo luogo. Che cosa hai studiato qui? Tutto. La storia della prima civilizzazione, la sua cultura, la sua scienza. Con queste potremo cambiare il destino dell'umanità e dare inizio a un'era illuminata. Solo gli dèi possono cambiare il destino. Loro erano dei. Dei in carne ed ossa. È sufficiente. Devo andare. Direi per ora è Sì, tutto. c'è molto da fare. Portami i manufatti al più Ma in realtà presto. abbiamo Più preso. aspettiamo, Ecco, più c'è abbiamo il preso rischio che tutto. Atlantide venga scoperta. Ok. Rimettiamoli al loro posto. È stata dura ottenere il manufatto? Chi lo possedeva aveva molte domande da farmi. Dovevi venire? Acquisizione simultaneità. Acquisizione di Allora, luce. Ecco ah, cosa. ok, abbiamo tutti gli altri Sostituendo pilastri. registrazione. Andiamo. Tanto Ben abbiamo tutto, fatto. quindi va Questo bene. manufatto contribuirà a sigillare il tempo. Ha quasi contribuito a condurmi alla tomba. Eh beh, direi. Questo era il ciclope? No, era la medusa questo. Questa era la medusa. La prima che abbiamo fatto era la sfinge, quella là. Presto, quel manufatto ci aiuterà a chiudere il tempio. Sei testardo quasi quanto il suo proprietario precedente.
sono scimmie utili ai tuoi scopi. Quanti manufatti hai creato per controllarli? È stato difficile trovare il ciclope. Ho solo dovuto tenerlo d'occhio. Ascolta, va bene, parliamo con... Credo dover ascoltare questa tipa che parla. Ma non prenderò più parte al tuo sfruttamento. Coloro che vennero prima ci parlano e ci svelano i loro segreti. Anche se queste parole di disapprovazione sono preoccupanti. Non è la prima volta che gli dei sono in disaccordo. Atena e Poseidone si contesero Atene. Chissà se Aleteia ha ottenuto il controllo di questo luogo. Antica avventuriera, ho creato questa registrazione per aiutarti. Scusami se sarò poco chiara. Noi Isu vediamo diverse versioni di passato e futuro e so che tu ci sarai più di una volta. I precursori miei simili hanno disseminato di sfide la tua strada, manufatti, creature, per non parlare del progetto Limbo. Le cose sono sfuggite loro di mano. Non ho risposte semplici da darti. Il tuo futuro dipende da una moltitudine di scelte. Mi dispiace se molte di esse ti arrecheranno dolore. Le tue tragedie da teatro sono il vero oracolo. Ma ti prego, non arrenderti. Sei più importante di quanto immagini. E come Pandora, ho solo una cosa da offrirti. La speranza. Il dolore non è il nostro unico retaggio. Tu sei come me, ti ribelli al tuo destino. Non sei solo una mercenaria, sei un'eroina leggendaria. Siamo eroini leggendari. E dominerai. Trova il tuo posto nella storia. Tutto ciò che c'è di terribile e meraviglioso a questo mondo ti spetta di diritto. Prendilo. Le sue parole sono per te, ombra dell'aquila. Ciò che ho preparato ha dato i suoi frutti. Il potenziale della tua stirpe è dimostrato dagli stessi precursori. Aleteia dice di poter vedere il futuro. Molti futuri. Che sia il vero oracolo. Antico studioso, hai esteso la tua vita fino al limite estremo. Vedo che ti nascondi al mondo cercando di interpretare le parole dei precursori miei simili. Ti prego, ascolta il mio consiglio. Hai analizzato le equazioni della realtà stessa. Ti sei spinto più in là di qualsiasi altro umano. È incredibile e terribile al tempo stesso. È ovvio che persino questa piccola dose di conoscenza cosmica ti abbia deviato la mente. Mi dispiace. I precursori non dovevano condividere una conoscenza a cui non eri pronto. Vivi nell'oscurità. Devi comprendere che questa ossessione per il potere e per le stirpi non è il tuo vero retaggio. I precursori ti hanno manipolato. Usano il tuo intelletto straordinario a loro vantaggio. Tu vali più di questo. Crea il tuo retaggio. Lascia che siano le tue scoperte matematiche a irradiare una luce gloriosa dalla tua tomba. Ti prego, studioso, libera la mente e concentrati sulla tua situazione attuale. Ora possiedi un potente manufatto. Hai esteso a sufficienza la tua vita. Per quanto sia difficile, cedi. È ora che sia qualcun altro a bilanciare le equazioni. No, no, menzogne! Non è un'ossessione, è ricerca di conoscenza. È la scoperta delle origini del mondo. È soltanto un'opinione, Pitagora. Comunque, piuttosto ragionevole. Viandante del tempo, congratulazioni per essere qui. Sono lieta di condividere questo messaggio eterno, questo frammento di realtà. Questa registrazione è per te, anche se chi vive nel passato non potrà comprenderla. Prima o poi le nostre realtà simulate si incontreranno.
Credi di essere davvero qui ad ascoltare questa registrazione? Non è una creazione dell'Anus? Non fa parte di una simulazione più grande? Quanto si espandono le increspature nello stagno? Parliamo, da ribelle a ribelle. Le regole dei precursori ci hanno trattenuto troppo a lungo. È il momento di nuove strade, nuove possibilità. Non è più l'era del controllo, ma della creazione. Ho radunato altri precursori dal pensiero affine per creare un nuovo inizio. Non interferiremo più e inizieremo ad aiutare. Dal tuo punto di vista ci vorrà molto tempo, ma quando saremo pronti, ti daremo il benvenuto tra noi. Dovrai solo premere un comando e avviare un'altra simulazione. È una follia, pura fantasia. Cercavo saggezza e invece ho trovato le chiacchiere confuse di una folle. Pitagora, calmati. Forse l'invito è per qualcun altro. Non c'è motivo di perdere la ragione per delle semplici parole. I cancelli di Atlantide. Ragazzi, non so se vi ho tenuto proprio tutto, ma è interessante. Quindi anche se magari può risultare un po' noioso ascoltare così, forse ci sarebbe voluto una scena tipo animata, secondo me. Però comunque erano interessanti le parole che abbiamo sentito. Parliamo con Pitagora, vediamo cosa dice. Praticamente ci hanno detto che noi siamo gli eroi the best e che prima o poi incontreremo qualcuno appunto che viene dal futuro. Incredibile. La conoscenza immagazzinata qui è immensa. Mi ci vorranno anni per decifrarla tutta. Allora, hai trovato un modo per sigillare Atlantide? Sì, credo di sì. Beh, quale sarebbe? Il bastone è la chiave. Bene, è giunto il momento. Non posso, non ancora. Stai perdendo il controllo, non voglio restare qui dentro e reagisci. Non possiamo restare qui, non c'è tempo. C'è così tanto da apprendere. Con questa conoscenza possiamo cambiare il nostro destino. Non è il nostro destino, l'hai detto tu stesso. Stai perdendo di vista ciò che è più importante. Non lascerò che tu mi dia ordini o lezioni. Volevi sigillare questo posto e io ho accettato di aiutarti. Non avevo ancora capito cosa avremmo scoperto della prima civilizzazione. La creazione della razza umana. Stiamo sigillando questo luogo per impedire alla setta di usarlo per schiavizzare l'umanità. È più importante della tua ricerca della conoscenza. La setta non sarà che un insetto da schiacciare quando il potere sarà nostro. È troppo pericoloso lasciare aperto questo posto, e tu lo sai. Non potresti capire. Il tuo orgoglio costerà caro a tutti. Non è una questione di orgoglio. A cosa serve la conoscenza se per ottenerla condanni tutta l'umanità? È proprio quello che volevi evitare! A volte è meglio trovare da soli la propria strada. Non siamo pronti al potere racchiuso in questo posto. Hai ragione. Non posso salvare l'umanità direttamente, ma posso salvarla da se stessa. Ora il fardello è tuo. Le tue scelte determineranno il destino dell'umanità. Sì, capisco. Cassandra, scegli con saggezza. Sì, lui sopravviveva solo grazie al bastone, giustamente. Ah, mannaggia. Atlantide è troppo pericolosa. Devo sigillarla. Ok, siamo tornati da lei.
E cosa devo fare adesso? Devo andare qui. Tutto in ordine. Quindi, apriti sesamo. Che potenza! I nodi sono interconnessi in modi che non avrei mai immaginato. È più complesso di qualsiasi altro tempio Isu abbia mai visto. Lisbona, l'Artide. Sto registrando tutto, Laila. Diventerai un'eroina per questa scoperta. Vedi il bastone da qualche parte? Non ancora, ma c'è altro da esplorare. Lo troverò. Il meccanismo dovrebbe essere aperto. Qual è il problema? Non lo so, Laila. Controllo i miei punti sugli Isu. No, ho capito. Manca un raggio di luce. È ora di ingegnarsi. Ok, che devo fare? Mi devo arrampicare? Molto probabilmente. Tanto ormai si arrampica come Cassandra. Sì, penso proprio di sì. Oppala! Sarebbe molto bello potersi arrampicare realmente così. Molto interessante. Allora, oppala là. Saliamo. Sì, sono convinta che comunque potevano creare dei flash, qualcosa, Laila, mentre la voce parlava. Sembra che si possa spostare. Quei pilastri sembrano avere degli specchi. Forse manipolando quei raggi di luce potresti illuminare qualcosa di importante. Oh bene, gioco di luci. Che luce, gioco di luci. Che al limite, come al solito, il taglio. Qui non mi fa muovere niente. Aspettate. Faccio delle prove. Non credo che... Ah sì, ok. A posto. Però in realtà no, un po' più indietro. Aspettate, cerco di intersecare i raggi di luce. Sì, sì, sì. Vabbè. Allora, proviamo. Intersecchiamo così. Aspettate che controllo da questa parte. Così. Ok, sì, ci siamo. E il terzo, vediamo un attimo. Lo spingo da qui direttamente. Oppala là. Fatto. Ottimo. Allora, intanto guardo se ho qualcosa qua attorno, ma non credo proprio. Penso di dover tornare là. Ci buttiamo così. Col salto della fede. Anche se non c'è ancora la setta, ma va bene. Aspettate che urtiamo veloci. Forza, forza, forza. Arrampicati adesso. Per arrampicarti? No, non si arrampica. Mannaggia, mannaggia. Ecco, là, là c'è qualcosa su cui andare. Forza, su, da brava. Qui? Ce la fai? Perfetto. Meno male che sei agile. Andiamo. Ma dov'è? Il vero saggio è colui che è consapevole di non sapere. Un mio caro amico mi disse questa verità. Impossibile.
Sì, mi chiamavano. Bellissima sta cosa. Ma come l'ha vestita? Molto tempo fa. Ti cercavo. Ma non puoi. Non cercavi proprio me, vero? Funziona! Il manufatto Isu, il bastone di Ermete Trismegisto. Sicuramente avrai molte domande, Leila. Sai come mi chiamo? Forse me l'hanno detto gli dèi. Forse ho avuto una visione del futuro. Forse il congegno che hai nell'orecchio fa molto rumore. Scusa. Sono qui per un motivo. Per trovarti. E porre fine a quello che ho iniziato molti secoli fa. Ho la tua lancia. La rivuoi? Oh. No. Puoi tenerla. È rotta. Ma tu la usavi così? È potente. La usavo per sconfiggere nemici che nemmeno Erodoto sapeva descrivere. Ma tutto finisce prima o poi. L'ho lasciata a lui quando ha esaurito il suo potere. Come ricordo? Ho molte cose da dirti. Quel bastone è incredibilmente importante. Ti ha tenuto in vita. Come? Chiedi a un allievo di Ippocrate. Ho sentito che ne esistono ancora. Il bastone ha compiuto il suo dovere. Stiamo cercando di tenerlo alla larga dall'ordine dei Templari. Ascoltami. Ordine. Caos. Se uno dei due trionfa sull'altro, il mondo morirà. Ho cercato di porre fine al caos e la cosa ha solo portato alla rovina. Un tempo servivo l'ordine. Ora combatto per il libero arbitrio. Per il caos. Pitagora aveva ragione. Sei la chiave della profezia. Tu riporterai l'equilibrio, Leila. Ho combattuto numerose guerre ormai. E ho guardato fin troppe persone morire. Ho viaggiato da un'estremità della terra fino all'altra. Questo appartiene a te ora. Promettimi una cosa. Qualunque cosa. Quando avrai finito, distruggilo. Distruggili tutti. Ci sono molte parti della storia che non ho visto. Devo tornare nell'Animus e fare di nuovo visita a Cassandra. Devo dire che la storia non è comunque finita. Dobbiamo tornare da Cassandra e vedere cos'è successo. In realtà, in parte, la storia la scriviamo noi, appunto, perché abbiamo delle scelte, quindi... Quindi vedremo, insomma. Però è stata molto molto bella questa parte. Che cosa ci fate qui voi due? Ci conosci, ti seguiamo dappertutto. Il vecchio Erodoto era impaziente di vederti. Te l'ho detto, Barnaba. Pare che Terra nasconda un segreto inimmaginabile. Sì, ma un mondo perduto? È perfettamente possibile. Atlantide potrebbe esistere. A me sembra una frottola, ma lui insiste. Erodoto ha ragione. Atlantide esiste. Incredibile! Oh, davvero? Non riesco a crederci. Dimmi tutto.
Mia madre mi ha mandato qui a incontrare il mio vero padre. Conoscete Pitagora? È lui. Tuo padre viveva in un vulcano? Pitagora? Ma è impossibile! Significherebbe che è immortale! Aveva un bastone che apparteneva all'antica civilizzazione. L'ha tenuto in vita tutto questo tempo. Ha perfettamente senso. Beh, e dov'è? Presentacelo, dopotutto è tuo padre. Era un uomo testardo. Voleva tenere la conoscenza di Atlantide solo per se stesso. Testardo. Deve essere un tratto di famiglia. Intende dire che gli dispiace per il tuo lutto? Sto bene. Ma non parlatene mai con nessuno. Resterà tra noi. Hai la mia parola. Ma il mondo deve sapere. Sarebbe la storia più straordinaria della nostra epoca. Erodoto. Oh, va bene. Allora è deciso. Andiamo avanti. Come sempre. Abbiamo imparato molto, vero? So tutto io. Parla per te. Io cerco la verità. Gli dèi sanno che non è tutto vero quello che si racconta nei miti. Vengono dagli dèi in persona, la fonte più affidabile che esista. Tutto è possibile. Avete ragione entrambi. Entrambi mi avete aiutato molto. Non importa cosa sia giusto o sbagliato. E tu lo sai, essendo l'ombra dell'aquila semidivina. Forse anche lei è immortale. Sì, come no. C'è una cosa di cui sono certo. È stata un'odissea che non dimenticherò. Beh, in realtà abbiamo ancora delle cose da fare. Però abbiamo fatto un bel pezzo, un bel pezzo. Abbiamo tanti giochi ultimamente e penso che cercherò di portarli veramente tanto. Adesso con questo discorso del bug di Odyssey vediamo quanto possiamo andare avanti con la storia, se la possiamo finire lo stesso. Comunque io direi che con questa puntata ci possiamo fermare qua. È stata più interessante del previsto. Quindi ci fermiamo, mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!